Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Prima di andare a vedere il video di oggi vi voglio annunciare una novità. Ieri ho aperto il profilo Instagram. Su questo profilo cosa faremo? Vi racconterò un po' in breve la storia del mio canale, come è nato, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Dopodiché inizieremo a fare anche delle dirette su Instagram e troverete anche delle cose che non troverete sui Parliamo di Parliamo, delle foto del giorno, dei brevi video, una volta ripassato tutto la baradam, una volta che farò una dima vi farò vedere dei spezzoni di come progetto la dima, lavorazioni e quant'altro. Quindi seguitemi anche su Instagram, ovviamente ho aperto il profilo ieri, come proprio come con YouTube, non ci capisco niente ragazzi, e anche quando ho aperto il canale YouTube avete già un paio di video e un paio di spiegazioni, non ci capivo assolutamente niente, sono un autodidatta e mi sono arrangiato da solo e piano piano sono cresciuto. Quindi iniziate a seguirmi anche su Instagram e vi svelerò un po', ovviamente riassumere 2 anni e mezzo su Instagram ci vorrebbero 6 mesi, ok? Quindi andremo un po' più rapidamente. Dopodiché, come detto, troveremo delle live, troveremo degli spezzoni di video di me mentre che studio, progetto una dima o un progetto, quindi cose un po' diverse, dietro le quinte di Impariamo e Ripariamo, chiamiamolo così. Quindi vi aspetto tutti su Instagram, Impariamo e Ripariamo. Detto questo, andiamo a vedere il video di oggi. Quante volte succede che tagliamo un pezzo di legno, esso si scavena, è di misura e dobbiamo andare a mettere un tassello? Quindi oggi il video di oggi sarà esattamente questo, andremo a capire come riparare un pezzo già in misura che ci serve per non fare un pezzo nuovo, andiamo un po' a sistemarlo, andiamo un po' a capire come si fa e la procedura che adopero io, ok? Quindi direi di non perdere altro tempo, detto tutte queste cose qua, andiamo a vedere il video di oggi. Questo problema può succedere quando tagliamo un pezzo in misura sulla nostra troncatrice. Ovviamente io ora l'ho accentuato, non succederà mai una cosa del genere. Ora, se il pezzo in questione rimane attaccato, facciamo altro che aprirlo, dare un po' di colla e morsettarlo. Se il pezzo va in frantumi e comunque non lo troviamo più, dobbiamo andare a sistemare. Allora, ovviamente questo pezzo qua non è mai preciso quando si spacca, no? Quindi se noi andiamo a incollare un pezzo, come possiamo notare, non verrà mai preciso perché comunque è scheggiato in modo irregolare. Quindi prima cosa che dobbiamo andare a fare, cosa facciamo? Dobbiamo andare a spianare questa porzione di legno in modo da renderla dritta, ok? Avere il filo da un lato e ovviamente anche dall'altro dritto, perché fare un pezzo su una spaccatura del genere sagomarlo così è una cosa impossibile. Quindi col pialetto a mano andiamo a spianare questa porzione di legno e la rendiamo piatta, precisamente piatta, in modo che quando andremo a mettere il tacchetto esso combaci perfettamente. Ovviamente non basta far combaciare un lato, ma dobbiamo far combaciare anche l'altro, quindi qua dove è spaccato di più devo andare a spianare ed allargare il mio pezzetto. Quindi in automatico anche la giunta si allungherà ragazzi, Andiamo a vedere da vicino.
Vedete ragazzi, abbiamo rimosso tutte le imperfezioni. Ora però dobbiamo andare a provare con un tacchetto, vedere se è venuta dritta. All'interno ragazzi c'è una spaccatura, vedete? Ma noi la lasciamo, non ci interessa. A noi interessa ora vedere il filo, ok? Quindi se noi posiamo un tacchetto possiamo notare che non siamo ancora precisi, vedete qua? Non siamo perfetti, quindi questo lato sarà ancora un po' da abbassare in modo da andare a coprire anche il pezzettino. Si vede anche a occhio che qua è dritto e qua gira appena appena, ok? Ora guardiamo l'altro lato. L'altro lato direi che siamo perfetti, vedete? Non c'è nessun scalino, non c'è nessuna fessura, quindi questo lato mi è venuto preciso, questo lato qua presenta ancora questo piccolo difetto, ok? Quindi ora col pialetto diamo ancora un colpettino e andiamo a rimuovere questo pezzettino, ok? A spianarlo e poi andiamo a riprovarlo. Quindi devo andare a allargare il raggio, quindi faccio combaciare il lato e poi vado a spianare il mezzo. Dovremmo esserci. Andiamo a vedere. La spaccatura interna è sempre presente, non ci interessa, però se noi posiamo il nostro tassello di legno preciso da un lato e andiamo a schiacciare, vediamo che ora la nostra giunta combacia perfettamente. Se giriamo dall'altro lato e andiamo a schiacciare, la nostra giunta anche qua, vedete, combacia perfettamente, ok? Quindi nell'insieme il pezzo combacia perfettamente, come possiamo notare, guardate ragazzi, vedete, è perfetto. Siamo pronti per il prossimo step. Diamo un po' di colla poliuretanica e andiamo a incollare il listello. Ovviamente lo taglierò di lunghezza lasciandolo leggermente più abbondante. Colla poliuretanica ragazzi ve la consiglio, è una bomba, vi lascio il link in descrizione. Diamo una riga di colla nei due bordi, poi questa si espanderà e andrà a coprire anche l'intera superficie, un puntino proprio qua, così. Mettiamo il tacchetto in posizione, lo muoviamo appena appena in modo che la colla si espanda. Mettiamo un po' di nastro. E un paio di pinzette. Con l'asciutta molliamo tutto. Ora sul nostro banco sega andiamo a rimuovere tutto il legno in eccesso, anche perché se dovessi andare a piallare a mano ragazzi ci vorrebbe due giorni.
Quindi andiamo e sgrossiamo il tubo. Tagliamo l'eccesso. Diamo un colpetto a spianare. Stesso discorso anche per l'altro lato. La carteggiatina anche di testa. E andiamo a vedere il risultato finale. Guardate ragazzi, si vede appena appena la giunta. Se giriamo, vedete? È appena appena visibile anche di testa. Praticamente è sparita. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi siamo riusciti a ripristinare un pezzo di legno preciso di misura che aveva un'imperfezione abbastanza vistosa. Quindi per questo video è tutto. Iscriviti al canale, ti aspetto su Instagram, lasciami un mi piace, non costa niente e ci vediamo al prossimo video. Quindi un saluto a tutti, iscritti nuovi, iscritti vecchi da Diego. Ciao!